Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video andremo a trattare su come riconoscere un bugiardo. In realtà è un video un po' generico perché per riconoscere un bugiardo pensate un po' soltanto sul linguaggio del corpo andrebbero dette un po' di cose, poi ci sta il linguaggio verbale, il linguaggio non verbale, ci sono i bugiardi patologici, bugiardi cronici. Insomma, è un'infinità di roba. Comunque, questo essendo un video generico, messo su poca roba, diciamo così. Allora, la prima cosa che dovete andare a notare è la direzione degli occhi, perché di solito è risaputo, no? Che una persona quando parla con voi, se è una persona che sta inventando qualcosa, il suo sguardo è verso destra. Invece, in caso contrario, il suo sguardo è verso sinistra. Poi chiaramente, vabbè, è risaputo, no? Che di solito i bugiardi tendono sempre a fare tipo così, così, cioè a toccarsi un po' troppo. Però allo stesso tempo tendono anche a non muoversi troppo, perché devono essere troppo concentrati a raccontare una verità che non è una verità. Però è quello che vogliono farci credere. Infatti raramente trovate tipo un bugiardo che vi sta raccontando appunto una bugia che si muove con le braccia. Generalmente il bugiardo fa tipo questi movimenti qua, col naso e vabbè, poi la direzione degli occhi è anche importante, che ve l'ho detta nel punto precedente. Il terzo punto per riconoscere un bugiardo se questa persona... Quando vi racconto un fatto, tipo un viaggio che ha fatto, una gara a cui partecipate ha vinto e altre cose, fa troppe pause. Perché facendo troppe pause, chiaramente questa persona chiaramente non sa che dire, perché non sa che altro inventarsi, quindi fa le pause per pensare a cosa inventarsi. Semplice, no? E chiaramente qua ci aggiungo anche un'altra cosa io, che di solito un bugiardo non dà mai la stessa versione dei fatti. Per esempio, se io, che ne so, voglio raccontare, per esempio, un viaggio che ho fatto, scusate, avevo una cosa in gola, dico, sono andata a Pescara. Ho preso l'aereo per andare in Inghilterra. Poi sono scesa dall'aereo. Sono andata tipo in un ristorante, uno di quei ristoranti inglesi. E lì ho mangiato proprio una favola, proprio era buonissimo. C'erano poi delle tortine, delle cose belle. Però se poi io la volta dopo vi dico... Sapete, io sono andata in Inghilterra, però ci sono andata col treno. Col treno non ho voluto prendere l'aereo perché ho paura. Poi, sapete, sono scesa dal treno dopo 2 giorni. Mi sono messa proprio in uno di quei prati, proprio inglesi. Era bellissimo, c'erano i cavalli. E una persona mi chiede, ma le tortine? Non ho mai mangiato le tortine. È evidente che io ho mentito. Il quarto punto, cambiano spesso argomento, cioè magari loro vi raccontano, vi raccontano, vi raccontano, però nel momento in cui voi fate una domanda diretta, quelli ve la rifanno a voi. Per esempio, se, che ne so, una persona che vi dice di aver fatto per esempio un viaggio in America, voi gli chiedete, ma quante ore di volo... Sono. E questa persona dice: Tu oggi che hai mangiato a pranzo? Cioè, questa persona sta evitando il discorso, forse perché evidentemente in America non c'è mai stata, però è quello che vi vuole far credere. Un altro punto è incoerente con quello che dice e quello che fa. Se per esempio, che ne so, una persona vi dice: Voi per me siete la cosa più importante del mondo.
Io per voi fare qualunque cosa. Poi arriva il momento appunto di fare questa qualunque cosa e non lo fa perché si inventa delle scuse. Allora è un bugiardo. È incoerente. Un altro punto, quando vi dicono la bugia, si sentono spesso a disagio. Cominciano a balbettare, per esempio. Può essere, non dico di no, può essere. Cominciano a sudare perché magari si sentono a disagio, perché hanno paura di essere scoperti. Perché è evidente, no? Le bugie non sono la verità. E quindi, prima o poi, viene fuori sempre la verità. Ecco perché è importantissimo dire sempre la verità. Perché alla fine non ha importanza se la verità viene fuori tra un giorno, un mese, un anno, 10 anni, ma prima o poi questa verità verrà sempre a galla, quindi è meglio essere sinceri fin dall'inizio. L'ultimo punto, queste persone tendono ad arrampicarsi sugli specchi, cioè quando vengono scoperti che hanno detto una bugia, tendono sempre a fare un po' come un serpente che si va a infilare, no, non so, di qua e di là, che non si fa prendere. Così fanno loro. E questo non va bene, perché giustamente se tu sei un bugiardo, hai detto una bugia, ti devi anche assumere le tue responsabilità. Pure perché se ti arrampichi sugli specchi dimostri anche di essere una persona immatura. Io pure, per esempio, a volte mi sono trovata a dover dire delle bugie, perché io penso che delle bugie a volte ci possono salvare da qualcosa di peggiore. Però se poi una persona, dopo che viene scoperta, continua con le sue bugie o si arrampica sugli specchi, allora non va bene. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, perché se vi è piaciuto basta che me lo fate sapere qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, perché non ha senso che vedete i miei video senza essere iscritti, quindi iscrivetevi. E quindi ci rivediamo co con un nuovo video, forse domani, non lo so. Non lo so perché lo devo preparare. Può essere pure stasera, domani, dopodomani, non lo so. Però ci saranno ancora dei video. Ciao ragazzi.